Lido di Camaiore, via del Fortino. Allora, abbiamo davanti una persona. Nome? Mark Thomas. Cognome? Shaw. Quindi Mark Thomas Shaw. Come mai questi nomi così esterofili? Perché sono anglo-umbro, per metà inglese e per metà umbro. Perfetto. Ascolta, Mark Thomas Shaw, raccontaci un attimino della tua, la tua attività. Cos'è? Una macelleria, una gastronomia, una spuntineria? Boh, cos'è? Raccontaci. A me piace pensare che sia un punto di ritrovo per gourmet. Dunque da me troverete tutto quello che è carne soprattutto, passando dai vini, da basettami di ogni genere a chicche da tutte le parti, chilometro zero e anche lontane. E allora dici un attimino, quali sono i prodotti che in questo periodo, parliamo chiaramente in questo caso del pianeta carne, quali sono i prodotti che in questo periodo di pandemia, lockdown, questo periodo molto particolare, hai trovato che sono molto richiesti? Come tutti sappiamo, in questo periodo dove tutti hanno un sacco di tempo, tutti si sono inventati panificatori e da lì anche i grandi cuochi di cotture molto lunghe, sicché si passa dai ragù ai stracotti, ai spezzatini, comunque cose che occupano del tempo, sicché un po' di tutto, dal maiale al manzo al pollo, tutto quello che richiede del lavoro porta interesse alla gente. E allora dai, raccontaci un attimino, in questo periodo hai fatto e continui a fare delivery? Cioè vai continuiamo incontro... a maggior ragione in questo periodo a fare delivery, lo facciamo sia su Viareggio, lo facciamo a Lido di Camaiore, anche a Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi, dove qualcuno cerca e noi portiamo per quanto possibile, ecco. Quindi sempre nel pianeta macelleria e carne di qualità, dici una, due o anche tre chicche in assoluto da provare in questo momento. Tre cose da provare assolutamente nel mio negozio sono le bistecche, di cui disponiamo sempre tre o quattro tipi di diverse lombate, partendo dalla piemontese, che è la carne che lavoriamo come carne da banco, anche per quello che riguarda la coscia, la parte anteriore, fino alle lombate che possono essere di Angus, di Manzetta dei Mille Laghi, diversi tipi di lombate. Poi consiglierei senz'altro le tartare di piemontese, che sono ottime, e consiglierei anche tutti i vari tagli di carne, che sono tutti maiali nostrali italiani, provenienti per lo più dalla Toscana o dall'Emilia. Ecco, oggi Marco abbiamo avuto la fortuna di mangiare proprio una tartare di fassona piemontese. Come l'hai realizzata? Io l'ho mangiata ed era veramente una tartare esemplare, raccontaci. L'abbiamo fatta in maniera molto semplice, l'abbiamo condita solamente con sale di Maldon, con l'olio d'oliva di Santo Stefano e con un uovo e biologico della zona. Beh, passiamo invece al reparto gastronomia. Cosa ti sei inventato ultimamente? Cos'è che va forte in questo allora, momento? Allora, quello che c'è sempre da noi, sul quale potete contare tutti i giorni, sono il pollo arrosto, il roast beef, la porchetta, piuttosto che come primo la lasagna o il cannellone, poi la trippa. E poi a momenti facciamo, cambiando giorno per giorno, facciamo il curry di pollo alla thailandese, facciamo il chili con carne, cambiamo un attimino tipo di generi, facciamo le guancine di maiale nero, il spezzatino, diverse cose, il cinghiale quando è stagione. Ecco, hai parlato di questo chicken curry, oggi noi abbiamo mangiato una grandissima versione. Come l'hai preparata? Dai, raccontaci. Abbiamo fatto un riso basmati fatto alla maniera dello sticky rice, dunque un riso basmati che poi viene ripassato in padella con il latte di cocco e con la buccia di lime, e con un battuto, normalmente viene fatto con erbe diverse, ma non era lemongrass piuttosto che prezzemolo e basilico. E il pollo viene cotto con tantissime verdure, con ogni verdura vi possa venire in mente, dalla carota alla cipolla al sedano, alla melanzana, al finocchio, al peperone, e poi viene cotto con un po' di concentrato di pomodoro e ripassato sempre con un po' di latte di cocco. Delizioso, confermo. Invece parliamo degli scaffali. Raccontaci di qualche sfiziosità in barattolo, comunque prodotti che troviamo qui sui vari scaffali che troviamo. Siamo molto attenti alla selezione della pasta. Dunque abbiamo diverse selezioni di paste toscane, da Martelli, Morelli, passando per tutte le paste di Gragnano, dalla Feltra ad altri produttori, e riso
lavoriamo solamente l'acquerello, che secondo noi è quello che è adatto per tutte le cotture ed è sicuramente uno tra i migliori in assoluto. E poi ci sono diversi tipi di vasetta, ma a seconda della stagione, passando dalle mostarde d'inverno per passare dai pesti e altre cose d'estate. Bene, ora passiamo alla parte liquida. La parte liquida, qui ci sono tantissime bottiglie, c'è veramente di tutto. Ci vuoi dire qualche cosina che consigli a chi viene noi in questo? Noi cerchiamo sempre di favorire i piccoli produttori e che cercano di... sono degli eroi fondamentalmente, perché riescono a fare delle grandi cose con delle piccole disponibilità terriere. E in questo momento qui sento a tutti consigliare Maestà della Formica, che è un produttore toscano di un nostro amico, e in negozio abbiamo il Drancante e il Gamo, che sono due vini diversi, molto diversi tra loro. Il Drancante è molto, è una versione molto bella, la consiglio per una colazione ricca o per una merenda. Bene, allora chiudiamo invece con la proiezione verso l'estate, verso il futuro, e quando si spera torneremo quantomeno a una semi o una totale normalità, tutti lo speriamo. E cosa c'è in futuro qui da te? Noi vorremmo continuare a fare quello che abbiamo iniziato probabilmente prima di molti altri, è le merende in negozio, pranzi in negozio, dove tutti possono mangiare fuori e apprezzare sia le carni crude dal banco, sia i piatti della gastronomia, e poter gustare insieme anche una birra artigianale piuttosto che un bicchiere del nostro vino. Bene, ascolta, io ho notato negli anni, essendo cliente, che qui non è solo un negozio, è un ritrovo di amici, di persone, a volte si fa anche un bicchiere mentre stiamo aspettando il nostro turno al bancone. Quindi un saluto a tutti i tuoi clienti. Saluto tutti, spero che questi momenti possano tornare presto, anche perché ora è un attimino un momento difficile, e auguro a tutti che questi momenti piacevoli possano tornare il prima possibile.